capito, non sono a casa mia, ma bensì siamo a Strasburgo. Eh sì, perché noi ogni tanto ci svegliamo così e andiamo a Strasburgo. Comunque, lasciando stare che sono sconvolta perché sono alzata dalle 3 del mattino e siamo arrivati alle 4 del pomeriggio a Strasburgo. Quindi abbiamo fatto scalo a Roma, poi da Roma a Francoforte e poi 2 ore di pullman da Francoforte per arrivare a Strasburgo. Una passeggiata. Vi faccio vedere la stanza. Abbiamo preso un appartamento come sempre, ma devo dire che trovare un appartamento a Strasburgo è una cosa impossibile. In realtà trovare un hotel a Strasburgo è impossibile. Quindi vi faccio vedere cosa abbiamo trovato. Allora, praticamente entrando si vede questo. Già tutto incasinato, però vabbè. Questo è il piano cottura, piccola cucina, armadietto, questa TV e questo mobiletto e questo letto. Ora, in realtà noi siamo due persone, quindi perché c'è solo un letto? Perché in realtà Il letto si trova qui sotto, quindi dovremmo uscire questo letto a metterlo qui accanto e fare un altro letto. Poi c'è questa stanzetta che è il bagno. Praticamente la doccia è così, è grande però praticamente a terra, quindi faremo un disastro. E poi un bagnetto semplicissimo, niente di comunque, perché siamo venuti a Strasburgo? A me il periodo di Natale piace molto girare per i mercatini e a Strasburgo, non so se sapete, c'è il mercatino di Natale più antico del mondo. Quindi ero molto curiosa di vederlo perché io amo i mercatini di Natale, le luci, i profumi, il vin brûlé, che buono. guardate cosa c'è qui a Strasburgo. C'è tutta la fabbrica del cioccolato. Vorrei tanto andarci, però è un po' distante, quindi non lo so. Che peccato. Allora, stiamo andando in quel supermercato lì a comprare l'acqua. E poi ci facciamo un giro verso i mercatini. Vediamo un po'. Comunque non fa freddissimo. Che bello! Allora, questa è la cartina. Dove siamo noi? Boh. Comunque, questo è l'albero di Natale più grande, 30 metri, boh. Sì. Questa vetrina è magnifica. A terra è tutto così. Qui c'è un negozio di bricolage. Che bello questo presepe. Questo è un salone del tè. Vediamo. Wow. Queste luci sono fantastiche. Sono degli angioletti questi appesi, non si vedono benissimo, però sono troppo belli. E poi c'è questo qui. Siamo a Piazza Kleber e adesso ci facciamo una bella foto con l'albero di Natale. Ho messo il cappello perché fa freddino. Questo è l'albero di 30 metri. Che bello. Questo c'era pure a Bordeaux. Sarà una catena francese, penso. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear. Buongiorno, questa sarà la nostra colazione. Questo è un dolcetto tipico di qui, però non ricordo il nome sinceramente. Li abbiamo presi ieri ai mercatini. Poi ho portato questi tè, così facciamo questi per colazione. E adesso ho pensato di metterli un po' nel microonde, questi qui. Vediamo come vengono. Prima tappa di oggi, la Petite France, e poi se riusciamo saliremo anche sulla terrazza della cattedrale per vedere tutta la città e poi cercheremo anche di mangiare un po' di cucina tipica del luogo. Manca l'ultimo mercatino di Natale da visitare, che dovrebbe essere quello più grande. Ieri siamo passati da lì, ma era già tutto chiuso, quindi oggi andremo e con calma, siamo meno stanchi, possiamo visitare tutto con più tranquillità.
Ho messo questo maglioncino di Ciniglia che ho preso da Stradivarius ed è morbidissimo e bellissimo, quindi starò bella calda con questo. Anche se è un po' grande, già ho il giubbotto grandissimo, quindi sembrerò tipo un pupazzo di neve. Allora, stiamo cercando la Petite France, che dovrebbe essere lungo questa strada. Siamo entrati alla Petite France, è troppo carino qui. Ad ogni ingresso ci sono i controlli, quindi vi controllano le borse e vi fanno aprire le giacche. Oggi la giornata è bella, cioè non è bella, però non piove e non c'è tanto freddo, quindi siamo stati fortunati almeno per oggi. Comunque queste casette tutte stile francese sono veramente bellissime. Alsaziana. Allora, questa è la famosissima tarte flambée che fanno qui. Abbiamo preso quella col muster, che è un formaggio tipico molto forte, e questi sono tipo degli spatzle che fanno loro, sempre tipici. Peccato che si vede poco, però vabbè. Adesso che abbiamo mangiato va molto meglio. Peccato che non si vedevano bene i piatti perché c'era molto buio dentro, però erano veramente ottimi, buonissimi, quindi questo locale è consigliato, ma non mi ricordo neanche come si chiama. Quindi vediamo se lo trovo e ve lo lascio da qualche parte. Allora, questo è il locale, si chiama Cave Pona e si mangia benissimo. Guardate quest'albero quanto è bello. Poi comunque non rende dalla fotocamera, però è bellissimo. Sembra una casetta delle favole. Allora, scendiamo di qui e costeggiamo tutto il canale, c'è le Batomouche, che in realtà vorrei fare un giretto lì, però non lo so se riusciamo con il tempo. Ragazzi, camminare qui è fantastico. Comunque abbiamo fatto un po' di spesa, soprattutto di biscotti. Volevamo prendere un caffè, poi abbiamo optato per la birra di Natale. Allora, ragazzi, questa birra è buonissima. È un misto tra birra, praticamente è una cosa alcolica fortissima perché è 14 gradi. Infatti, mi sento un po' mezzo ubriaca. Allora, ragazze, c'è l'ascio, quindi non posso non entrare, ovviamente. Due belle baguette con un bel würstel dentro. Assaggiamo questi biscotti che abbiamo preso oggi. Sono un po' misti. In realtà costicchiano anche un parecchio, però vediamo come sono. Siamo strapieni, però assaggiamo lo stesso. Buongiorno ragazzi, noi siamo a Colmar e stiamo andando a visitare il mercatino di Natale. Poi faremo ovviamente un giro in centro, tanto penso che il mercatino sarà lì. Fa un po' più freddino di Strasburgo, però si sta bene. Ci sta tutto. Ah, questa è la cosiddetta piccola Venezia. Guardate che bello, si riflettono le nuvole sull'acqua. Bellissimo. Repeat the sounding joy.
Questi sono gli spatzol con muster. Allora, assaggino di Gewürztraminer, non so come si dica, e Riesling, che sono due vini prodotti qui in Alsazia. Questa è la via principale dove ci sono tutti i negozi qui a Colmar, tutti i negozi Sephora, tutte queste marche un po' di abbigliamento e non. Allora ragazzi, noi siamo tornati e siamo distrutti, praticamente tutto il giorno fuori. Bellissima Colmar perché è una città proprio da fiaba, però siamo distrutti, infatti oggi ceneremo qui, abbiamo comprato delle cose e facciamo tipo un aperitivo in stanza. Quindi adesso ci mangiamo questo aperitivino, abbiamo preso pure la birra di Natale, questa in un market, e poi ho preso delle cosine anche alla Maison du Monde, è troppo carina di Natale. Domani invece dobbiamo vedere le istituzioni europee e poi vorremmo salire alla cattedrale e poi fare gli ultimi giri al mercatino di Christenmalrik, non mi ricordo come si chiama, però quello che abbiamo già visto, però penso che andremo a mangiare lì a pranzo. Quindi niente, adesso vi faccio vedere magari cosa mangiamo e poi basta. Allora, questa è la birra di Natale che abbiamo preso. Ieri ne abbiamo bevuta una che era buonissima in un locale. E poi c'è questo qui, che è il Muster, che è il formaggio tipico di questo posto. Ed è, cioè, puzza da morire, però è buonissimo. Quella che abbiamo mangiato ieri a pranzo, quella specie di pizza, era fatta anche con questo, infatti era buonissima. E poi niente, abbiamo preso un po' di snack così, per mangiare, fare tipo aperitivo. Stavo dimenticando i pretzel o brezel, come dicono qui, che cioè io adoro, ne abbiamo presi tre, che mangeremo appunto con questo formaggio. Buongiorno così. Questa è la baguette col formaggio fuso, un'altra cosa molto leggera. Questa invece è col würstel, però questa è più buona. Ho trovato questo cappellino da Stradivarius che volevo prendere da un po', con le perline e questa così. È troppo carino. Adesso andiamo alle gallerie Lafayette a fare un giro perché così ci riscaldiamo un po'. Siamo da Starbucks, guardate che bella vista, abbiamo trovato dei posti perfetti. Ho preso una cioccolata calda e ci sta proprio con questo freddo perché si muore oggi. Ultima cena. Ultima colazione dall'Alsazia e poi si torna a Palermo. La vacanza è finita, altra città europea visitata, Strasburgo è molto carina, soprattutto i mercatini nel periodo natalizio è bellissima. Mi porto un po' di influenza addosso, però fa niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Jingle bells, jingle bells, jingle all.